Bilancio di mercato tutti lo fanno, ogni addetto ai lavori fa un bilancio del mercato che sicuramente è difficile dare un giudizio, ognuno diciamo che ognuno dà il suo giudizio. Sicuramente noi abbiamo cercato di cambiare qualcosa, io non mi diverto assolutamente anche perché è molto stancante, molto difficile fare un contratto nuovo o prendere un giocatore nuovo, quindi non è che noi ci divertiamo come società a fare più contratti o cambiare tanto. Io penso che la continuità in una società sia fondamentale. Non è, per dare continuità bisogna insistere su una guida tecnica, è quello che ci auguriamo. L'anno scorso non è successo, però penso che se vedete che tutte le società, non sono tante, che però insistono su un gruppo di giocatori, sono quelle che mantengono lo stesso allenatore e vanno avanti con le idee tecniche, tattiche di una guida tecnica. È quello che speriamo di iniziare, è la nostra volontà, a volte ci si riesce, a volte no. Quindi certe scelte sono state fatte in base anche perché noi abbiamo cambiato un allenatore, abbiamo preso un allenatore nuovo quest'anno, non perché ogni anno, ogni mercato ci divertiamo a fare cambiamenti, perché non è così. A me non piace andare troppo nei particolari, però per farvi capire un pochino la situazione nostra, per me è molto chiara, nel senso che nella categoria quest'anno, nel campionato di quest'anno, secondo me ci sono 6-7 squadre che hanno potenzialità economiche nettamente superiori a tutte le altre che rimangono, quindi sono 22 squadre, 3 a parte la solidità, ma soprattutto per i paracaduti che ormai il campionato di Serie B ti dà questo. Se fino all'anno 2 anni fa non c'era questo parametro, oggi incide molto perché le 3 squadre che retrocedono, come ben sapete, hanno potenzialità importanti dovute al paracaduti, che si parla di 20, 25, 15 milioni. Noi non facciamo parte di questo mercato, facciamo parte di un mercato dove il Presidente ha dato disposizione di tutto quello che aveva. Siamo rimasti nel budget che dovevamo rimanere, come l'anno scorso. È un budget di cui non dobbiamo assolutamente lamentarci, anzi, perché ci sono squadre che spendono anche meno. Perché se andiamo a vedere Cittadella è una realtà diversa completamente, ma è difficile fare anche dei paragoni perché spende meno ma a costi minori, cioè rispetto a mantenere uno stadio, mantenere una squadra in una città come questa. Io non lavoro per costruire un mio Bari, io lavoro tutti i giorni per costruire un Bari che sia di tutti. Dove tutti remiamo dalla stessa parte, dove tutti siamo sinceri, ci guardiamo negli occhi. Non è facile lavorare qui, voi lo sapete, ci sono tante difficoltà. Io vado avanti sicuramente a testa alta perché quando una persona lavora in maniera onesta, secondo me non deve avere paura di andare avanti, affrontare le difficoltà, le sfide che questo lavoro e questa piazza ti riservano ogni giorno. Quindi, ripeto, io sono uno che non è mai contento, quindi sfondi una porta aperta. Di sicuro c'è la voglia di far bene e lavorare con tante difficoltà non mi può stancare, ma non mi fa fermare.